State bene? Io sto bene, ma lui lo avete spaventato a morte. Chi? Il cervo. Che cosa vi ha mai fatto per dargli la caccia in quel modo? Devo confessarvi che non l'ho mai incontrato prima d'ora. Lui è un vostro amico? Un conoscente. L'ho appena incontrato. Ci siamo guardati negli occhi e... in quel momento io ho capito che aveva ancora tante cose da fare nella sua vita. Tutto qui. Signorina, come vi chiamate? Non importa come mi chiamo. Non dovreste essere nel cuore della foresta da sola. Non sono sola, sono con voi. Signor... come vi chiamate? Non sapete chi sono. E cioè... mi chiamo Kit. Beh, mio padre mi chiama così, quando è di buon umore. E... dove abitate, signor Kit? A palazzo. Ah, mio padre mi insegna il suo mestiere. Siete un apprendista! Più o meno. Deve essere bello e... vi trattano bene. Meglio di quanto io meriti, probabilmente. E voi? Loro mi trattano come sono capaci. Mi dispiace. Non è colpa vostra. Beh, neanche vostra, scommetto. Non è poi così male. Sicuramente ci sono altri che stanno peggio. È semplice. Bisogna essere gentili e avere coraggio. Per voi è così? Sì. Avete ragione. È quello che penso anch'io. Vi prego, non fategli fare del male. Ma questa è una caccia, è così che si fa. Solo perché è così che si fa non vuol dire che si debba fare. Avete di nuovo ragione. Allora, lo lascerete andare, vero? Lo farò. Grazie infinite, signor Kit. Ah, ecco dove eravate finito, vostra... Sono Kit! Kit! Kit, capitano, ma sto arrivando! Beh, sarà ora di muoversi, signor Kit. Come ho detto, arrivo subito! Spero di rivedervi, signorina. Anch'io voi.